Salve a tutti, qui è Humars Channel. Come avete visto, oggi creeremo una cosa fantastica. Creeremo lei! Ebbene sì, oggi insieme faremo la bellissima Captain Marvel. Il film sta per uscire e non vedo l'ora, veramente ho la pelle d'oca perché sarà un film spettacolare. E ho deciso di fare una versione Kibby. Sembra un po' Lady Oscar, non lo so perché, per i capelli forse. Bando alle ciance, sbrighiamoci, creiamola subito. Questa volta il video sarà un po' diverso dal solito. Durante la creazione io vi racconterò un po' di aneddoti, come l'ho creata, quello che ho utilizzato. E ovviamente questa volta starò più attento a scrivervi tutto quello che ho utilizzato per crearla nella descrizione qui sotto. Quindi pronti, partenza? Vai Capitan Marvel! Eccoci qua. Allora, come prima cosa facciamo un bel colore rosa per fare il faccino, una bella pallina di pasta, ce l'andiamo a modellare con le dita, la affiniamo un po' sulle guance e lasciamo la testa pelata gigantesca. Con questo dotter a pallina andiamo a farci i nostri pertugi per inserire gli occhietti dopo. E la prima cosa che faccio appunto sono sempre gli occhi con la faccia. Prendiamo un po' di fimo bianco e lo schiacciamo all'interno dei nostri pertugi, come sto facendo qui. Guardate bene, mi raccomando, seguite bene il tutorial, perché poi voglio vedere tutte le Captain Marvel oppure altre dolline, tanto il procedimento è lo stesso. Con il nero andiamo a crearci la base per gli occhi. Gli occhi io li faccio a livelli, quindi come avete visto utilizzo prima il bianco, poi il nero da tutte e due le parti ovviamente, e poi lo schiaccio, così gli occhi vengono ben incavati all'interno. Ecco qua. Allora, abbiamo fatto, sono un po' verso l'alto perché volevo farle un po' lo sguardo un po' incazzoso. Prendiamo questo giallo spento, un poco spentuccio, un poco spento, e lo andiamo a schiacciare con un altro livello, facciamo un altro colore lasciando il bordino nero che spunta fuori, mi raccomando, così gli occhi sono molto più realistici. Io ogni tanto con le dita aggiusto tutto, non ci fate caso. Questo colore indefinito che stavo cercando appunto di fare le sopracciglia, che sono più scure di lei, io sto seguendo appunto una fotografia che ho preso da internet di Captain Marvel, e ci facciamo le sopracciglia. Lo sguardo che ho io di questa fotografia, lei è molto molto arrabbiata, quindi anche lo sguardo della mia doll sarà un po' incazzoso. Adesso è il momento di crearci il corpo. È una goccia gigantesca, come potete vedere, a punta e finisce a pallina sotto il collo, e con un cutter vado sempre a ricavare le gambe, le zampine, le gambe come al solito. Allungo un po' una parte per farci il collo e farlo finire dietro la testa, che poi puntualmente giro e schiaccio per attaccare bene. Mi raccomando, fate attenzione. Con il dotter poi mi vado a ricavare, diciamo, la parte del tronco di sopra del corpo, con un dotter più grande, più piccolo, dipende, fate voi, insomma. Poi con le dita mi aggiusto sempre tutto perché non mi piace. Ho fatto una sfoglia già di colore blu supereroe, come potete vedere, e l'ho ricavata con un po' di nero, un po' di blu elettrico, tutto i colori del film ovviamente. Il blu è quello lì, è super elettrico, e col nero viene proprio bello l'effetto supereroe. L'attacco sul di dietro per non lasciare il di dietro rosa. Vado a ricavarmi un pezzettino di fimo per il collo, perché qui cominceremo a creare appunto il costume. Ecco il rosso supereroe creato con il rosso indiano della fimo e il nero. E viene questo rosso sporco che mi piace tantissimo, fa un po' effetto pelle, veramente veramente eccezionale. Vado a ritagliarmi dei pezzettini che mi serviranno per il costume. Non è semplice questo costume, vi ripeterò all'infinito, è pieno di dettagli. Infatti prenderò la misura diverse volte perché non riuscivo praticamente a fare nulla. Ecco qui, allora queste sono le prime due parti, i quadratini che vanno lì in mezzo. Poi col blu vado a ricavarmi, diciamo, la parte, quella frontale del costume. Quindi lo taglio, prendo le misure, l'ho ripassato nella macchinetta per la pasta per farlo più sottile, era troppo doppio, se no veniva troppo cicciottella, che già comunque ha i fianchi belli grossi, la mia Captain Marvel. Andiamo a ricoprire appunto questa povera dollina che è stata ignuda fino adesso. Già è calva, quindi poverina, cioè già sta passando le pene dell'inferno. Ricaviamoci i tagli appunto delle gambe e andiamo ad attaccare tutto quello che c'è da attaccare sul di dietro. Ecco qui, adesso abbiamo la nostra parte centrale molto molto ben definita e abbiamo la nostra base su dove lavorare, insomma, per creare tutti i dettagli. Guardate qui questo salsicciotto fine per dei particolari che poi vanno inseriti nel costume di Captain Marvel. Come vedete io sono andato quasi in esaurimento perché
il costume è davvero davvero difficile. Potevo scegliere un'eroina più semplice? No! Quindi, con questo mini mini filo di fimo rosso supereroe, come lo chiamo io, andiamo a fare questa piccola decorazione, questo dettaglio del costume, e lo stesso vale anche dall'altro lato, ovviamente. Qui mi sono un po' incartato, infatti ho fatto un piccolo guaio, si è tutto deformato, però diciamo ho recuperato quasi alla grande. Poi prendiamo di nuovo la nostra sfoglia di rosso supereroe e tagliamo la cintura, esatto, perché anche la nostra eroina ha una cintura multifunzione. Io pensavo avesse delle tasche a un certo punto, invece no, non sono delle tasche, vedrete. Attaccate dietro quello che vi resta di più o lo tagliate via, non c'è problema. Attenzione con questo dotter. Ok, andiamo a fare due piccoli dettagli. Non sono tasche, ecco, vi ripeto, sono dei dettagli del costume che sembra quasi di metallo. E poi andiamo a farci questa sorta di trapezi strani che ci serviranno appunto per... a che servono questi? Ah, ecco, le tasche pure che dicevo prima. Sono dei dettagli che sono sui fianchi, che servono, manco mi ricordavo. Sono dei dettagli appunto che sono sui fianchi della nostra supereroina. Li andiamo a schiacciare un pochettino, poi prendiamo questo giallo indefinito, un poco strano, che ho mischiato sempre con un giallo fimo e il marrone, ho deciso questo beciolino, che sembra quasi dorato, e andiamo a fare altri dettagli, ovviamente. Vado super veloce perché è un po' inutile andare piano piano, basta vedere bene dove ficco bene il fimo nel costume. Appunto, lo vedete, c'è un po' di pelle che spunta fuori e lì in quelle zone andrà messo il nostro fimo giallino spento, molto spento. Ok, rifacciamo lo stesso procedimento anche dall'altro lato e andiamo fino a sotto al collo della nostra doll Capitan Marvel. Dopodiché andiamo con... io mi sono fatto questo aggeggio con un ago e il fimo. Createlo anche voi, io mi creo spesso gli aggeggi per modellare, anzi è una cosa buona e giusta. E facciamo dei dettagli. Al centro la nostra eroina ha una stella con 4, 5, 6, 8 punte. L'avevo dimenticato. Con 8 punte le ho fatte in questo modo. Le ho schiacciate e poi si sono unite tranquillamente. Ho fatto dei dettagli con l'ago super piccolo, in modo che... super fine, non mi ricordo che misura sia, comunque molto molto piccolo, per fare dei dettaglietti, se vuol dire dettaglietti, non lo so, comunque per fare questi dettagli molto particolari per renderla un po' più faiga, insomma più figa. Adesso è arrivato il momento di dare delle braccia a questa povera signorina, direi. Già è pelata, porella, e già sta passando le pene dell'inferno. Facciamo dei salsicciotti, diciamo, accertiamoci che comunque siano simili l'uno all'altro, in modo che non abbiano un braccio più lungo e uno più corto. Diamo un po' di dettagli per i gomiti, per l'interno dei gomiti, vediamo un po' se la misura ci piace, affiniamo un po' la parte dove andranno le mani, attacchiamo con il dotter. Io avrei dovuto usare un po' di fimo liquid in questo punto, ma non l'ho usato, l'ho dimenticato prima. Io vi consiglio di farlo senza alcun problema, è sempre meglio utilizzare il fimo liquid in ogni parte dove c'è la giuntura. Adesso ci andiamo a ritagliare un rettangolino con il rosso, appunto del rosso supereroe, così lo chiamerò questo colore, infatti ne ho fatto tantissimo e l'ho inventato io. Tagliamoci dei piccoli pezzettini per fare le spalline. Come vedete vanno sempre molto molto attaccati. Andiamo fino a sotto, fino alla parte del retro del braccio e della spalla, se ci riusciamo, se no comunque va bene lo stesso. E facciamo lo stesso dall'altro lato, ovviamente. Ecco qua, adesso anche le spalline, facciamo dei dettagli da su a giù e da su a giù anche dall'altro lato. Altri dettagli ancora che ho visto dopo nella fotografia che c'erano, ma oh mio Dio, ma quanti ce ne sono! Questo costume è pazzesco, ma vi immaginate per metterselo statizia quanto ci mette? Ok, adesso facciamo altri dettagli sulle tasche, che non sono tasche, però le chiamo tipo i portaoggetti sulla cinta. Con un po' di giallo smorto di prima, lo stesso che abbiamo usato per fare la stella, facciamo i dettagli della cintura. Ok, mi stavo cercando in questa parte perché è veramente piccolissima. Tutte e due uguali, dalla stessa parte, c'ha delle fibbiette da un lato e dall'altro. Ecco qua, molto molto veloce perché altrimenti è la fine, se no questo video durava 57 minuti, il tempo che ci ho messo per crearla. Poi, altri dettagli ancora, al centro della pancia, sotto il petto, insomma. Tagliamoci un altro rettangolino, no, scusatemi, sbagliavo. Tagliamoci delle piccole striscioline che partono in larghezza e finiscono un po' più strette, in modo che adesso andiamo a fare una decorazione ai lati del braccio. Quindi va posizionato, vedete, ai lati esterni, in modo che abbia anche una ancora armatura sulle sue bracciuine.
Ok, tagliamo un po' di rosa per lo stesso che abbiamo usato per fare la testa e prendiamo due palline rosse per fare i pugni. Lei ha le dita fuori, ma le mani sono coperte dall'armatura, anch'esse. Sembra un libro di Dante. Comunque andiamo a fare le giunture. Anche io qui avrei dovuto utilizzare il fimo liquido utilizzato, non mi sono dimenticato. Ok, lo facciamo lo stesso per tutte e due le zampine, le braccia. Ed eccola qui, abbiamo la nostra eroina pronta. Altro quadratino di fimo rosso supereroe per fare gli stivali. Perché vi pare che non ha gli stivali la nostra Capitan Marvel? Io vado velocissimo, quindi diventano un po' due coni. Rivestite i piedi che avevate prima e state a posto. Sembra Spider-Man, ok. Altri dettagli degli stivaletti della nostra eroina sono dei piccoli quadratini che ho messo in questo modo, che sì, sono simili all'originale. Poi andiamo a circondare questi dettagli con il giallo paglierino Smurf di prima, perché ho il fimo dorato ma non lo trovo, quindi se avete il dorato è meglio ancora, però il dorato del fimo è un po' scuro, quindi secondo me avrebbe perso un po' il colore poi in cottura insieme al rosso e al blu. Di conseguenza sono andato avanti in questo modo con questo giallino che è un po' più vivace, anche se è smorto e spento. Ok, andiamo veloce, andiamo avanti e insomma ce la possiamo fare. È pieno di dettagli questo costume, ragazzi, veramente non ho parole di come è venuto. Mi piace abbastanza. Andiamo sui dettagli sulla pancina. Guardate com'è morbidosa quando ci passo l'ago, è fantastica. Spero che questo tutorial parlato vi piaccia, perché almeno è un po' più interattivo. Andiamo a fare dettagli su dettagli. Ne ho aggiunti io alcuni così alla The Cuts, come si suol dire, perché così riusciamo a fare un po'. Questo colore fa schifo, lo so, stavo cercando di fare i capelli, non so perché mi è uscito questo beige tipo cacchina slavata, ma l'ho usato comunque come base. Poi ho preso il giallo fimo, il nero, il marrone e il beige tutti insieme, li ho mischiati e mi è uscito appunto il colore dei capelli che volevo, insomma un bel biondo spento, non proprio quel giallo giallo canarino, insomma un giallo che mi piace questo qui, insomma. Guardate i capelli, sono, li ho messi in velocità assoluta perché ci vuole una marea di tempo per farli ed è semplicissimo, oramai sono semplici. Poi ho preso questi glitter, il fimo liquid, l'ho infilato negli occhietti per fare questo effetto particolare. Anziché farci la pupilla, siccome lei quando si arrabbia, come vi ho detto prima, prende fuoco negli occhi e tutto il corpo, ecco qua la mia idea appunto di farci gli occhietti super, super sbrilluccicosi. Mettiamo le ciglia con il nero, semplicissimo, veramente una cosa che penso avete fatto un po' tutti per le doll. Un po' di ciglia su, un po' di ciglia giù e siamo pronti per infornare la nostra mitica Supergirl, stavo dicendo Capitan Marvel, 110 gradi per 30 minuti nel forno. Poi per gli occhietti ho usato il gel Lisa Pavelka UV, l'ho messo negli occhi, ho saltato il punto in cui l'ho fatto, perdonatemi, ero convinto di aver messo play. 10 minuti sotto la lampada UV se l'avete, io ho scelto di fare gli occhi in questo modo, ma potete benissimamente non metterla nella lampada UV se non ce l'avete. Non vi preoccupate, è finita! Spero vi sia piaciuta tutta la creazione di appunto della nostra eroina Capitan Marvel. Sono un po' rosso, non so perché, ho un mal di testa, però mi vedo rosso nello schermo, che paura. Spero vi sia piaciuta, vi ripeto, ho usato la resina UV della Lisa Pavelka per poter appunto fare tutti l'effetto con tutti i vari glitter all'interno, perché lei quando appunto si arrabbia, a parte che prende fuoco totalmente, bellissima, e poi gli occhi si fanno tutti gli occhi rossi. Quindi niente, spero vi sia piaciuto il tutorial, mi raccomando iscrivetevi al canale qui per vedere altri video tutorial come questo, cliccate qui, ci vediamo alla prossima, ciao! Acchiappatevi! Ciao!